Gli studenti, i nostri figli, i nipoti, si muovono sempre di più all'interno dell'Europa, ma non solo, grazie al progetto europeo Erasmus Plus, infatti si muovono anche oltre i confini dell'Europa. Se ne è parlato in una o due giorni alla Sapienza di Roma, si sono incontrati molte università europee, quelle dell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, quindi Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, ma anche Marocco, Palestina, Siria, Tunisia. Maria Piera Ceci ne ha parlato con Sara Pagliai, che è coordinatrice dell'agenzia Erasmus Plus. Erasmus dal 2015 permette anche questo, la mobilità non solo per studiare dentro Europa, ma anche mobilità fuori Europa. Quindi scopo di questo seminario è accrescere la cooperazione e la mobilità degli studenti. Per il 2017-2018 sono stati finanziati 49 istituti di istruzione superiore italiani, con un budget di quasi 14 milioni assegnati all'Italia dalla Commissione europea. Questi fondi a cosa vengono finalizzati? I fondi sono stati finalizzati alla mobilità per studio degli studenti e alla mobilità per formazione dei docenti, sia per gli studenti italiani che vanno fuori Europa, sia per accogliere studenti non cittadini dell'Unione dentro le università italiane e in generale le università europee. Per l'Italia i numeri che lei ha citato, quindi un 14 milioni sta sul budget 2017, hanno permesso un totale di una mobilità di oltre 3.000 persone fuori dall'Europa, quindi 2.000 circa in entrata e 1.500 in uscita. Come sono messe le nostre università da questo punto di vista della mobilità attraverso i piani Erasmus? Le nostre università sono molto attive, questo sia per quanto riguarda la mobilità tradizionale, diciamo quella più conosciuta del settore Erasmus, quindi la mobilità per studio o per formazione nei paesi dell'Unione Europea, ma sono anche le nostre università molto aperte verso la mobilità extra UE, in particolare con i paesi vicini, i paesi limitrofi, e quindi questo seminario si tiene a Roma proprio perché l'Italia è sempre stato un paese ponte verso la riva sud, la sponda sud del Mediterraneo, con cui appunto tante delle nostre università hanno progetti e programmi insieme.